Salve, è possibile effettuare la revisione? Sì, mi dai l'importo. La revisione è un dovere, per essere in regola sia con la legge, sia con la sicurezza al volante. Amici di Fil Rouge, buon pomeriggio, siamo giunti a quello che è il secondo episodio, la seconda puntata di Fil Rouge Rosanero, il nostro approfondimento giornaliero. Abbiamo cominciato questa mattina con la puntata pilota che ha dato il via appunto a questo approfondimento che ci accompagnerà per tutta l'estate a tinte rosanero in vista dell'inizio della nuova stagione in Serie C. La puntata di oggi vedrà come protagonista un graditissimo ospite che ringraziamo per la disponibilità. Lui ci ha detto che è molto contento di parlare ai nostri microfoni, lo vedete già. Mister Rosero Pergolizzi, mister, buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio a voi e grazie. Per quei 3-4 che non lo sapessero, mister Rosero Pergolizzi è l'allenatore che ha guidato il Palermo della rinascita, il Palermo 2.0 alla conquista, al ritorno tra i professionisti, alla vittoria del campionato di Serie D. Purtroppo non è stato possibile festeggiare sul campo visto che l'emergenza Covid ha costretto tutte le categorie dilettantistiche dalla D in giù a interrompere prematuramente i campionati. Io, mister Pergolizzi, voglio chiedere innanzitutto come ha vissuto quando è arrivata la notizia. È chiaro che un conto è vincere sul campo, un conto è ricevere la notizia della vittoria dalla LND, dalla dirigenza del Palermo. Come ha vissuto quella giornata? Non ho sentito, scusami, ma non ho sentito perché... Pronto? Sì, mister, le chiedevo, mi sente adesso? Sì, adesso sì. Le chiedevo come ha vissuto la giornata un po' paradossale, se vogliamo, in cui è arrivata l'ufficialità della vittoria del campionato. Guarda, io l'ho sempre detto, come l'ha sempre detto anche la società, noi avremmo voluto concludere il campionato perché credo che per noi stessi, per la società, ma soprattutto per i tifosi, è festeggiare. C'è rammarico, ecco, che non sia successo, ma i numeri dicono che comunque abbiamo fatto un ottimo campionato, che siamo sempre stati in testa fin dall'inizio, quindi credo che sia meritevole. Che certo, vincerlo sul campo sarebbe stato un'altra cosa, però ecco, l'importante era quello di vincere il campionato per portare questa società di nuovo nei campionati professionistici, come è successo.
Ecco, noi vediamo alle spalle di mister Pergolizzi ambientazioni balneari, come giusto che sia, siamo in piena estate, è anche giusto, anche dopo una stagione abbastanza estenuante, sia sul piano tecnico, ovviamente dopo le fatiche, soprattutto sul piano psicologico per via del lockdown, ma anche per le fatiche sul campo e anche ambientali, poi ci torneremo su questo. Quanto è difficile, questo volevo chiedere a tal proposito, quanto è difficile da palermitano assumere la guida della squadra della sua città? Lei ha allenato anche la Primavera, lo sappiamo tutti. Quanto è difficile allenare la prima squadra del Palermo, specialmente dopo quello che è successo l'estate scorsa con la cancellazione del titolo e la ripartenza della D, e avere anche in un certo senso l'obbligo di vincere le partite e il campionato? Guarda, io ultimamente, negli ultimi giorni, così anche in maniera più tranquilla, sto rivedendo quasi tutte le partite, tutti i filmati, ecco, del Palermo dal ritiro fino all'ultima giornata con Nola. E adesso mi chiedo come abbiamo fatto, perché comunque tutto è sembrato facile, ma le difficoltà sono state enormi, perché partire da zero, partire all'ultimo momento, gestire tutto ciò che c'era da gestire, ma soprattutto era una responsabilità grandissima, perché per me da palermitano avere questa responsabilità di far ripartire il Palermo e non avevi nessuna chance che non quella e unica di vincere il campionato. Quindi per me è stata una grossa responsabilità. E vedendo adesso i filmati, tutta quella gente che c'era allo stadio, tutta quella gente che è venuta a trovarci in ritiro, mi rendo conto che abbiamo fatto veramente un capolavoro e questo è merito veramente di tutti quanti hanno fatto parte del Palermo Calcio, quindi in primis i giocatori. Quindi veramente una grande impresa, però ripeto, ora sembra tutto facile, ma le responsabilità erano enormi. Ecco, riavvolgiamo il nastro, andiamo indietro di circa un anno, era metà agosto più o meno, prima amichevole del ritiro di Petralia, il Palermo affrontava la Super Giovane di Castelbuono con una squadra di prima categoria. Quando ha visto quel bagno di folla di persone sui gradoni del comunale di Petralia, qual è stato il primo pensiero che ha avuto? Il mio pensiero era quello di non dormire la notte, perché comunque in quel momento noi, o quando ho firmato, ecco, mi ero preso una responsabilità, perché comunque essendo allenatore, che sarebbe stata quella di riportare, per me l'unico obiettivo in qualunque maniera era quello di riportare il Palermo nei professionisti. Vedere tutta quella gente, le responsabilità sono state enormi ecco, ora sono al mare, come tu ben vedi, che è giusto che la gente, ecco, lo veda, però ecco, sono stati 7-8 mesi intensi dove credo di aver dormito poco, dove credo che i miei ragazzi, la società e tutto, sapevamo che non potevamo sbagliare, sapevamo che tutti ci aspettavano col sorriso, ma poi per noi era una battaglia, quindi è stata una grande responsabilità, quindi nessuno si aspettava probabilmente un inizio grandioso, poi c'è stato, ecco, un po' di calo fisiologico, però pensavo anche questo, che noi nell'arco siamo partiti il 12 agosto. E fino all'ultima giornata con Nola, questa è stata una squadra che ha fatto solo una settimana di riposo, che è stata la settimana di Natale. Quindi una squadra che parte in ritardo, una squadra che viene assemblata in ritardo, una squadra che è comunque c'ha 15 giorni prima della prima partita davanti a 5.000 spettatori di Marsala. Vorrei vedere, ecco, chi non pensa, ecco, chi dorme la notte non pensando che comunque è una grande responsabilità, però ce l'abbiamo fatta, perché comunque per noi e per me stesso è stato, ecco, un modo per crescere sia come persona che come professionista. Ecco, faccio un ulteriore rewind per così dire. Partiamo ancora da più indietro. Il giorno in cui la dirigenza, composta dal presidente De Lomirri, dal dottor Sagramola, penso anche dal direttore Castagnini, le propongono la panchina del Palermo per la rinascita. Come è nata questa idea? Come ne avete discusso? Quanti secondi ci ha messo? Ammesso che siano passati dei secondi prima che abbia detto di sì a questa proposta. Per quanto mi riguarda è stata una cosa che mi ha fatto immensamente piacere. Non era facile, perché comunque una piazza come Palermo, credo che ci fossero, anche se era una Serie D,
100.000 allenatori che si proponevano, che comunque avrebbero voluto allenare il Palermo. Quindi per me è stato un onore essere stato scelto. Nello stesso tempo, ripeto, mi è sembrato, ecco, come scalare una grandissima montagna, e alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in cima. Ho sempre detto, ecco, ai miei giocatori che per noi, per vincere questo campionato, era come una montagna da scalare, arrivare in cima e guardare tutto dall'alto verso basso, perché se avremmo, ecco, guardato dall'alto verso basso i nostri avversari, probabilmente saremmo arrivati primi. Quindi credo che è stata una grande soddisfazione. E al momento non me lo aspettavo, poi quando sono stato scelto ho pensato solo che in quel momento c'era da vincere e basta. Ecco, il Palermo ha iniziato bene, l'ha detto anche lei, ma lo dicono i numeri, ha iniziato benissimo la cavalcata in Serie D, poi è arrivato l'inverno, sono arrivati i primi risultati negativi. Ecco, dopo averle chiesto cosa ha pensato quando il Palermo le ha proposto la panchina, quali sono i primi pensieri che passano per la testa di un allenatore quando vede che la propria squadra magari non gira come prima o non riesce a raccogliere risultati come magari poteva essere riuscita nei primi 3 mesi, 3 mesi e mezzo di stagione? Allora, inizialmente comunque facendo due calcoli, guardando anche i campionati precedenti con Parma e Bari, perché comunque un allenatore deve lavorare sui particolari, perché deve andare a vedere i particolari, i campionati passati, anche il Bari, che tipo di campionato aveva fatto, come l'aveva affrontato. Quindi vedendo anche i risultati del Bari, che l'anno prima aveva fatto solo 6 sconfitte e poi tutte vittorie con credo 2 o 3 pareggi, dentro di me ho detto qua c'è da pedalare e quindi c'è da fare risultati. Probabilmente non mi aspettavo delle 10 vittorie consecutive, ma sapevo che comunque non potevamo permetterci di, così, di fare 2 pareggi o 2 sconfitte diverse, quindi questa era una normalità. Però io credo che il calo sia stato fisiologico, ma è normale, perché comunque giocando tutte le domeniche, partendo comunque con una preparazione un po' diversa rispetto agli altri, meno fondo ma più intensità, quindi ci poteva stare un calo. Diciamo che noi abbiamo sofferto e siamo tornati sulla terra dopo le 10 vittorie col Savoia, che abbiamo perso la partita in casa, quindi quello un po' ci ha stordito, ma abbiamo avuto la forza, e io personalmente avevo la consapevolezza comunque di avere un'ottima squadra, di avere dei professionisti, degli ottimi giocatori che quindi mi davano sicurezza di sapere, di capire che comunque, come tutte le grandi squadre, dalla Serie A arrivare ai campionati minori, ci può essere, ecco, un periodo un po' di appannamento. In quel periodo era giusto, ecco, fare qualche risultato un po' così, soffrendo, ma dando continuità al calendario e soprattutto ai risultati. Ecco, lei ha fatto riferimento alla partita di andata col Savoia, alla sconfitta rimediata al Barbera. Rientra forse tra i piccoli rimpianti, per così dire, il fatto di non aver completato il cerchio proprio con la sfida che vi aspettava a Torre Annunziata, tra altre cose vi avrebbe aspettato proprio nelle settimane immediatamente successive a quello che è stato l'inizio del lockdown, della quarantena per tutti. Ma assolutamente sì, noi ci avrebbe fatto piacere giocarla questa partita, perché comunque il Savoia è stata una squadra che ci ha creato veramente molti problemi, che ha fatto un ottimo campionato e che inizialmente, ecco, davamo per squadre, ecco, così, che potevano dare fastidio al Palermo e altre squadre come il Licata, la Cireale. Invece ho sempre pensato, ho sempre detto che comunque il Savoia era stato costruito assieme al Giugliano con elementi di Serie D, ma spendendo anche tanti soldi, quindi non è che il Savoia così ha partecipato. Il Savoia anche a dicembre, a gennaio ha preso degli innesti spendendo anche i soldi, quindi credo che ci avrebbe creato problemi fino alla fine. Noi, per aver tenuto, ecco, erano troppi forse i 13 punti di distacco durante l'inizio del campionato, poi sono diventati pochi, ma credo che poi alla fine noi, per avere, ecco, questo distacco, abbiamo dovuto lavorare, sudare, ma in maniera meritevole abbiamo vinto questo campionato e abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte, pur lottando con una società che comunque, anche così tramite le interviste e tutto, ci teneva e voleva vincere questo campionato.
Ecco, a proposito di interviste da allenatore, comunque da persona che lavora ogni giorno sul campo e anche fuori dal campo, studiando e via dicendo, le ha dato un po' fastidio sentire ogni domenica pomeriggio o quasi ogni domenica pomeriggio dichiarazioni da Torre Annunziata in cui si parlava di errori arbitrali, favori arbitrali? Non è, secondo lei, anche un modo per, oltre che mettere pressione, anche un po' per delegittimare quello che era stato il lavoro fatto dai suoi ragazzi sul campo? Ma per quello noi siamo stati bravi, perché sapevamo e sappiamo, ecco, cosa significa fare il campionato di Serie D, lottare con le squadre, soprattutto campane, lottare con squadre che comunque all'inizio dicono tutti che il Palermo è una grande società, ma che ci vogliono tutti battere per rimanere nella storia. Sapevamo che comunque il Savoia avrebbe, ecco, provato a renderci tutto difficile, ma la nostra bravura e soprattutto la bravura nostra e il nostro staff è stata quella di comunque gestire in maniera tranquilla sia i momenti positivi, che sono stati tantissimi alla fine, e sia quei momenti pochi che sono stati negativi. Quindi siamo stati bravi nella gestione, quindi è normale che poi il nostro, credetemi, il nostro obiettivo era solo quello di vincere il campionato, il mio obiettivo era quello di allenare la squadra e soprattutto di togliere alla squadra tutte le difficoltà, sia all'interno del campo, fuori dal campo, anche ambientali, e tutto ciò preferivo, ecco, che tutte le cose passavano da me, anche le polemiche, anche gli insulti, anche qualche malumore, perché comunque tutto ciò che riguardava me teneva fuori da tutti i miei giocatori. Quindi per me quello è stato anche una strategia, ed è stata una strategia giusta. Ecco, a proposito di Savoia, è notizia di questi giorni che un suo ex collaboratore, Rosario Compagno, affiancherà Totò Aronica, che tra l'altro è un altro palermitano, proprio alla guida, del Savoia. Vuole lanciare un messaggio al suo Ma all'inizio assolutamente, dell'avventura? Rosario, oltre ad essere un mio collaboratore, io ho avuto dei collaboratori, non collaboratori, ma amici, dove abbiamo instaurato veramente un grande rapporto. Non dico fraterno, perché poi il fraterno è lo stesso sangue, però è troppo bello, in senso. Ognuno di noi, con l'umiltà e soprattutto si è assunto le proprie responsabilità, siamo stati tutti partecipi, abbiamo lavorato, e quindi anche questo credo che per Rosario sia un premio, e lo ripaga, ecco, dei sacrifici che ha fatto con noi. È servito anche per iniziare come si dice, un percorso diverso, e quindi gli auguro tutto il bene, come glielo auguro anche a Aronica, che possano fare bene, soprattutto in un ambiente dove vorrà vincere, è un po' caldo e non sarà facile. Quindi gli auguro veramente di poter lavorare, e un grosso in bocca al lupo. E ovviamente anche noi ci accodiamo all'in bocca al lupo del mister Pergolizia, Rosario Compagno, e a Totò Aronica per l'avventura al Savoia. Torniamo un po' indietro. Lei ha parlato di strategia, lei ha parlato appunto di questo suo modo anche di parlare anche con la stampa, anche di prendere delle decisioni, di fare delle scelte che, inutile girarci intorno, molte volte sono state considerate impopolari o comunque. C'è chi sosteneva che non sempre lei abbia fatto le scelte migliori per il Palermo. Come l'ha vissuta questa cosa anche a livello interiore? Cioè vedere che nonostante il Palermo fosse in testa dalla prima giornata, raramente abbia messo in pericolo il suo primato, c'era comunque qualcuno che non le remasse leggermente contro in un certo senso. Guarda, io ti dico che se dovessi andare a vedere, o un allenatore deve vivere di queste cose, allora non saremmo, nessuno allenerebbe, e io non avrei intrapreso, ecco, questa carriera. L'ho fatta già da calciatore, e quindi so cosa significa. Già quando il 50% ti fa degli elogi, il 50 no, devi essere fortunato. È una cosa normale. Poi, ecco, probabilmente all'inizio si aspettavano un allenatore diverso, poi comunque i risultati sono venuti, comunque si aspettavano gran gioco, però ecco, per me, ripeto, non era né il gioco, perché io credo che poi un allenatore deve fare il meglio
deve fare il meglio per quello che è stato scelto. Io sono stato scelto per portare il Palermo in Lega Pro e quindi per me era fondamentale in qualsiasi maniera vincere, o giocando bene o giocando male. E poi c'è anche da dire che le categorie fanno le differenze, ecco. Scommetterei con tutti, ecco, di vedere gran gioco in certi campi o in Serie D. Quello che conta è vincere i campionati. Quando arrivi primo rimane tutto per iscritto, quando arrivi secondo nessuno si ricorda. Quindi le polemiche fanno parte del nostro lavoro, del nostro mestiere. Certo, mi dispiace da Palermitano perché comunque mi sarebbe, ecco, piaciuto ricevere più elogi possibili, ma ripeto, per me era importante, ecco, che le ricevessero i miei giocatori e io continuassi il mio lavoro a farlo nella maniera giusta, come mi ha dato la possibilità la società e i giocatori si sono messi a disposizione. Quindi direi che è una cosa normalissima. Ecco, abbiamo parlato del Savoia fondamentalmente come avversario, ma al di là del Savoia, al di là di quella che è stata la corsa in testa, nella singola gara, nei 90 minuti, qual è stato? Magari è stato il Savoia, magari è stata un'altra squadra, la squadra che vi ha dato più fastidio su gara secca? Guarda, noi la partita che abbiamo perso meritatamente, perché comunque hanno meritato, potrei trovare una giustificazione sul fatto dell'infortunio di Santana, ma credo che noi quella partita l'avremmo persa, perché non stavamo bene fisicamente, perché comunque l'abbiamo letta sotto l'aspetto tattico in maniera sbagliata, è stata quella con la Cireale. Ma poi nelle altre due partite, perché non dimentichiamo che abbiamo perso solo tre partite, a Licata credo che meritassimo il pareggio, anche se con un primo tempo giocato non benissimo, e col Savoia potevamo vincere come potevamo pareggiare. È stato un episodio che comunque con la legge dei grandi numeri poteva succedere anche prima, poteva succedere anche dopo, quindi che doveva succedere. Però ecco, la squadra che sinceramente da noi alla favorita ci ha messo un po' in difficoltà sotto questo aspetto è stato la Cireale, ed è stata meritata quella sconfitta. Ecco, chiudiamo l'intervista con quello che abbiamo fatto tutto il percorso di quasi un anno, ormai quasi un anno solare dall'inizio della sua esperienza, poi purtroppo la fine del suo cammino alla guida del Palermo. La domanda è quasi d'obbligo: cosa farà Rosario Pergolizzi dopo questa esperienza? Perché comunque un campionato vinto alle spalle è un'aggiunta a un curriculum che è già soddisfacente. Guarda, io purtroppo, ecco, io lo ricordo sempre, nella mia carriera calcistica, a parte ho avuto la fortuna o la sfortuna di imbattermi in situazioni migliori e in situazioni peggiori, come due o tre volte dove ho dato le dimissioni, e purtroppo queste due o tre dimissioni hanno portato poi alla fine dell'anno, dove sono andato via a queste società, di fallire, di fare il secondo per due o tre anni a livello di Bari e di Ascoli, e come mi è capitato di fare l'allenatore sia del settore giovanile che della prima squadra. Io vado e vorrei andare dove comunque c'è un programma, dove comunque sanno che tipo di allenatore prendono, come la pensa, come vuole lavorare, tutto. Per andare, tanto per andare, ecco, preferisco stare a casa. Io purtroppo vengo da una situazione molto bella e da una società molto importante, una piazza importante come Palermo, quindi la prossima scelta sarà fatta veramente col cuore. Meno cuore, perché credo che una scelta del cuore sia stata Palermo, però probabilmente con la testa giusta, senza affrettare nulla, se c'è da andare subito, aspettare, aspettare, ma con la consapevolezza che la scelta possa essere quella giusta. Poi cosa farò non lo so, perché poi non sappiamo, ecco, quello che la vita ci può riservare. Però ecco, ripeto, per me era fondamentale veramente. È stato un esame grandissimo, ecco, questa esperienza a Palermo che mi ha fatto crescere in tutto e per tutto. E noi ovviamente auguriamo al mister Rosario Pergolizzi di vivere magari almeno un'altra esperienza appassionata e vincente alla guida del Palermo. Invece un'ultima cosa si sente di augurare al Palermo per la stagione in Serie C? Niente, io intanto io non auguro, perché credo che poi il Palermo, lo sappiamo, è una società che in questo momento intanto farà il professionismo e quindi la Lega Pro.
ma tutti sappiamo e tutti lo pensiamo, lo diciamo ad alta voce, che il Palermo non può rimanere in Lega Pro, che deve tornare in Serie A. Cosa mi auguro io del Palermo? Che ci possa tornare nella maniera giusta, programmando, crescendo come società, investendo e facendo il meglio per questa città che sicuramente merita la Serie A, però so che comunque tutto ciò che viene fatto sempre con fatica, ci sarà da faticare, ci sarà da lavorare, come è sempre stato, nessuno ti regala niente. E senza fare proclami, perché i proclami non servono a niente e poi si rischia di fare brutte figure. Io credo che bisogna seminare e raccogliere, dare delle grandi potenzialità e soprattutto potenziare la società, prendere i giocatori giusti di categoria e poi crescere in tutto e per tutto, ma soprattutto nel settore giovanile, perché poi alla fine è la fonte, è l'energia principale per far crescere una società. Poi non so, ecco, cosa farà il Palermo, però io posso solo augurarmi, augurargli solo il bene, perché ripeto, ecco, forse Palermo è stata la scelta. 2 volte sono venuto a Palermo e ho avuto 2 grandi soddisfazioni, che è quella di vincere uno scudetto, che forse nella storia non lo vincerà più, perché vincerlo con le grandi squadre non è mai facile, e riportare, ecco, nella storia il Palermo. Quindi già questo la vita mi ha dato tanto, e quindi mi godo questi 2 momenti che rimarranno per me e per la mia famiglia e per i miei figli e chi lo sa anche per i miei nipoti, cose incredibili e importanti. E ovviamente questo è l'auspicio di tutti a Palermo, magari di rivivere momenti come quelli che abbiamo vissuto con Rosario Pergolizzi in panchina. Io ringrazio ancora una volta il mister Rosario Pergolizzi per averci concesso questa intervista. Ovviamente buon riposo, buon mare anche per i prossimi giorni e grazie ancora, mister. Io vi ringrazio anche perché te l'ho detto anche ieri, mi ero promesso di non rilasciare con nessuna più intervista, ma ve lo dovevo a voi per rispetto per il vostro lavoro, perché comunque mi avete cercato e non mi sembrava, ecco, giusto non rilasciare un'altra intervista. Quindi vi ringrazio e per me è stato, ecco, farmi ricordare e comunque parlare, ecco, alla mia città e ai miei tifosi, per me è sempre bello e mi fa sempre tanto piacere. Grazie a voi e buon lavoro e grazie. E dunque ringraziamo Mister Rosero Pergolizzi, al quale auguriamo l'in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, dopo aver riportato il Palermo tra i professionisti dopo un solo anno di Serie D. Ringraziamo anche chi ci ha seguito e chi ci seguirà sulla nostra piattaforma filrouge.tv.it, sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 10 con la rassegna stampa. In studio ci sarà Giovanni Mazzola che vi renderà note tutte le ultime novità uscite sui giornali relativamente al Palermo. Quindi noi chiudiamo questa prima giornata dedicata a Fil Rouge, Rosanero Estate. Grazie a chi ci ha seguito. Alla prossima!